Ciao di solo te, oggi gioco con Near Incarnation, che è un po' che è uscito il gioco, ma è purtroppo non c'avevo tempo a registrarlo e volevo portare un video su questo gioco che è graficamente bellissimo. È l'unico gioco anche per adesso è solo in giapponese. Io penso e sicuramente dovrebbe anche uscire più avanti anche. Io penso anche in forma inglese perché hanno fatto anche 100.000 download, cose del genere, un mese fa neanche, a quel punto ora. Sicuramente forse arriverà anche in forma inglese, che se arrivo, io in forma giapponese a quel punto non ci capisco tantissimo, a quel punto anche come passivo, come attacchi, così. Se arriverà in futuro, a quel punto, adesso non so quando, arriva in inglese, sicuramente ci porterò un po' di video perché è bellissimo. L'inizio c'ho proprio pullaccio, mi ha fatto venire la voglia di giocare tipo 3-4, quasi una settimana di fila. Dopo piano piano ci ho perso perché avevo anche altre cose da fare a quel punto. È bello anche come graficamente, come gli eventi, anche come storia, è bellissimo come fatto. Anche come banner, anche tutto bello a quel punto anche. Vediamo qua c'è il banner, vedete? Abbiamo un nuovo personaggio, c'aveva questi qua banner che ci sta tanto, dopo fa anche vedere anche il personaggio che un po' vedete sulla freccina. È bello, mi piace tantissimo perché vedete che è tanta roba. Vedete che come graficamente è fatto benissimo, come personaggio. Dopo faccio vedere anche in battaglia come è fatto. Per spendere gemme sono questi. Gemme viola che si può spendere anche con no, pensavo che si poteva cambiare con le monetine, che vedi qua le due sono le monete, vediamo. Perché dopo anche qua l'attrezzatura dei ticket per fare per prendere gli oggetti, cagate vai, quello piano piano si fanno, quello lì i ticket ti danno in modalità gli eventi a quel punto. Che è un giocone a quel punto, mi ha fatto proprio impazzire all'inizio, che è tantissima roba. E a quel punto, se per caso arriverà in forma inglese, sicuramente lo porto a quel punto. Che faccio vedere anche qualche evento per fare un po' di battaglie. Oh no, di qua. E a quel punto il problema è perché è in giapponese, non riesco a capire un cazzo a quel punto, ok. Dopo qua vediamo che ha gli eventi, faccio vedere anche i miei team. E di qua, ok, di qua con 200 monete mi dà il personaggio dell'evento. 200 monete prendo 10 copie di quello, la sua arma. Dopo tutti questi qua sono gli oggetti da farming. Poi, alcuni oggetti si possono, come questi qua, i blocchi, le sfere. Questi qua possono aumentare le mosse, cagate varie, anche fare limite break così, se alcuni oggetti. Questi qua tipo caramelle, diciamo. Servono per aumentare il livello del personaggio. Anche se qua gli oggetti qua servono per aumentare anche le armi, per sbloccare altre passive delle armi, cagate varie. Serve anche il materiale, vedete, serve anche il materiale per potenziare. Qua sono i soldi, le monetine, cagate varie. Abbiamo questo del vecchio evento che è uscito anche del gioco di Replicant. A quel punto è uscito fuori un evento farming che si può farmare i personaggi. Questo qua dovrei rifarmare ancora questi qua, che mi interessa farmarmi, perché ho preso la ragazza, questa qua che non mi ricordo più no, come si chiama. Anche l'arma di qua per prendere i ticket, oddio questo non so se sono i ticket adesso qua, a quel punto non lo so, che non ci ho mai preso da provare. Qua uguale, pentata attack, di qua stessa roba con gli oggetti. Faccio vedere qua, vedete che da parte c'è il livello di potenza 3600 livello di potenza. Io ho un sopra nell'angolino qua, vedete che ho un 15.000, qui ci sta. Nel banner, vedete qua, io qua posso vedere le caramelline, serve per potenziare, perché serve, vedi qua le monetine, qua sono i soldi per aumentare il livello, serve le monetine. Questo qua per fare, vedete, per aumentare la mossa speciale, a quel punto una mossa, serve dei materiali, vedete, mi serve 9 boccette.
E questo qua per fare il limite break, quel punto, vedete, mi servono 10 copie di lui perché è a 4 stelle, quel punto sono riuscito a trovare a 4 stelle, e 10 pilastri di merda qua. Che mi sblocca, vedete, con il limite break una mossa in più. O una passiva, quel punto, è da capire. Dopo ho le... Ah, vi faccio vedere anche l'altra, vedete, ho tutti questi personaggi qua. Dove? Anche le armi. Se, di solito quando tu pulli contro il personaggio trovi il personaggio più anche la sua arma, a quel punto vedi questa qua è la sua, 4 stelle, anche lei si può potenziare con le, vedete, con le piastre, con le rocce qua di merda, vedete questa cosa me le tengo, o se no con l'atto qua nel lato si può usare come materiale, vedete alcune dove si riesco a trovare, ah, vedete qua la pistola qua, perché è una pistola, mi dà l'esperienza, diciamo una esperienza in più per negli oggetti, quel punto che è, diciamo è un'arma dello stesso tipo. Se devo potenziare un'arma, non so, una lancia, prendo tutte le armi forma a lancia da lui, così almeno gli potenzio con tanta esperienza e varie cose, a quel punto. Dopo si trova, ecco, questo qua, diciamo, e i banner sono metà armi e metà personaggi, come Genshin Impact o del genere, faccio esempio. Puoi trovare personaggi e armi a quel punto. Abbiamo anche gli spiriti, dopo faccio nel combattimento, che si quasi non so se dove si trova, non so se si trova in moneta storia o anche quelli in moneta une dei gacha, ma non penso a quel punto. Dopo vabbè, fa vedere i personaggi qua qual è migliore, che fa più formabile, che vi dà quel punto in più, ma se non andiamo avanti vi faccio vedere anche come fate il gameplay, che è tanta roba. Io adesso ho sbloccato l'automatico, perché per lanciare le mosse supreme e per lanciare i spiritelli, perché ogni spiritello ha la sua mossa che ha diverso effetto, quel punto fa alcuni fanno debuff, alcuni buffano, vedete qua. Vedete qua, io, vedete, nell'angolo sblocco il codo per lanciare i spiritelli che hanno, dopo quando viene caricato, piano piano, posso lanciare una mossa di quelle, e dopo carica, posso lanciare l'altra, perché uno si può usare una volta, vedete? I personaggi, quando viene anche quello, anche loro, caricato la mossa con lo scudo in più, diciamo, è un attacco che mi pompa la difesa, o una che mi, diciamo, il pistolero che pompa, diminuisce l'attacco, create varie. Anche la mossa suprema fa danno, ma fa anche un debuff, non so, diminuisce la difesa, diminuisce l'attacco, cagate varie a quel punto. Peccato mi serve anche come storia, è fatto benissimo, anche vedete che è bellissimo come mempia, come stile grafico, come del gioco, come graficamente è bellissimo. Anche fa capire, perché ho detto prima, è in giapponese, posso capire la storia. Perché è tanta roba a quel punto, vedete, tata, le monetine, 7 monetine di quelle, le gemme. Tac, andiamo avanti. Tanto facciamo tutto questo, quasi tutto l'evento, facciamo così. Siamo veloci, riusciamo a fare tutto. Faccio un po' vedere anche un po' di animazione, anche mosse supreme. Che gatta va anche le mosse dei spiritelli, perché tu sai, aumentando un po' il livello alto. Anche moneta storia, faccio vedere. È un po', diciamo, dopo un po' vai avanti, diciamo... Dopo dovete fare il farming per gli eventi, a quel punto, perché dovete farmare le caramelle per potenziare i personaggi. Serve a quel punto, diciamo, il gioco sì, all'inizio ti dà una grandissima mano per il farming delle gemme, perché è la storia, ok. Peccato dopo un po' ti blocca, perché ti serve un livello di potenza più alto, a quel punto dei personaggi adesso pompati. È quello. Dopo è tutto sugli eventi, vedete, questo qua gli eventi mi dà caramelle, mi dà, diciamo, pilastri di ferro, vedete, mi dà un po' tutto, la maggior parte caramelle. Dopo quei punti delle medaglie del personaggio, carte varie, le posso scambiare per pilastri di ferro, per le boccette per aumentare, diciamo. Dopo punta tanto sul farming degli eventi, quel punto, dopo punta su quello, che è tanta roba, che quello non fa schifo, diciamo, interessante quello. Non è, diciamo, non è esempio come Teshura, quello di vita, il gioco della vita di slime, che uscirà più avanti, è un gioco nuovo più figo ancora, ho visto anche su YouTube che uscirà, peraltro per adesso ancora in giapponese, poi sicuramente più avanti sicuramente arriva anche in forma
inglese, peccato più tardi sicuramente, che deve avere, vedere quanti download fa il gioco, se vede che fa tanti download lo fa anche come inglese, se no no a quel punto. Quello, Tessura è più leggermente più bastardo perché è un po' più diciamo preciso, diciamo che non ti fa mandare velocemente avanti come in modalità, proprio ti devi farmare come proprio a manetta, bello pesante. Qua si può anche farmare, ma con, diciamo, con normalità, non deve proprio come Tenshi proprio stare a giocare a tantissime ore per farmare cagate varie, proprio anche come personaggi per trovare le doppie S che ti fanno bestemmiare, che non le trovi quasi mai a quel punto perché hanno un rate bassissimo. E quel punto su dei, diciamo, sui personaggi più forti dopo non te ne danno neanche, a quel punto dopo ti fanno scambiare, cioè, i libri quelli a arcobaleno cagate varie, quelli rainbow è un po' più bastardo. Questo qua è più semplice, guardate, ho trovato un 4 stelle che è uno dei, diciamo, quelli più forti, diciamo arriva a 4 stelle su quelli più forti, dopo dovete fare il limit break, a quel punto dovete avere le copie. Peccato, è più facile anche trovare personaggi in confronto con Tessura, che come detto prima è un farming un po' più pesante. Dopo ha anche trovare personaggi un po' più bastardo, quel punto è quello. Io all'inizio ci ho speso tante gemme, perché tanto è farming della storia, come detto prima. Dopo io avevo in mente che spendo le gemme perché tanto che è che è in forma giapponese, se quando uscirà in forma inglese ci studierò più, diciamo, conoscerà, diciamo, mi studio per bene i personaggi, i banner, cagate varie. Peccato, in giapponese non so se c'è qualcosa, qualche sito che mi fa per capire per bene i personaggi, che mosse, che passiva, a quel punto problema. C'è un database, cose del genere, peccato, è quello. Vedete, storia, cagate varie, è fatto benissimo. Facciamo anche un pezzo in metà, anche in molta storia, che sicuramente perdo perché sono 10 stage, siamo a quinto, cioè la squadra a metà, dai, se più o meno riusciamo, che almeno faccio vedere anche usare anche la mossa supreme, anche le spiritelli, meno faccio vedere quella piccola meccanica a quel punto. Perché come mostri, come graficamente, ok, io posso anche spostare, faccio vedere anche. Che, faccio così, mi posso anche spostare, eh? È un gioco che vedete che io mi posso muovere dopo quando è caricata la mossa. E tanto c'è la seconda fase, voi vedete che mi posso muovere quando devi attaccare, dopo va in mezzo, sì. È tanta roba, non è un gioco fermo, è come leggermente come Tenshura, che si muove la telecamera, ma meno questo qua, anche lui si può muovere, è tanta roba. Diciamo, ok, lancio spiritello. Quello vento, quello in mezzo, vedete, adesso lancia su, quando tocca lui, lancia. Adesso fa vedere se lancia. No, non ha lanciato perché l'ho ammazzato per prima il mostro, di niente. Allora, ok, qua uso le gemme, sono le boccette di tipo latte, diciamo, quelle genere, sono il cosi per la stanima, che ti danno all'inizio tante boccette, a quel punto le danno all'inizio, anche come farming, così, te le danno un po' quello. Dopo faccio vedere anche qua gli eventi, cosa ci sono, anche. Lo facciamo velocemente, se riusciamo a lanciare la mossa del codo. A quel punto, anche quando si fa le scout, cioè puoi trovare l'arma a 4 stelle o il personaggio a quel punto. Diciamo, il personaggio non è sempre garantito a quel punto. Mi è capitato anche tutte armi a quel punto, vedere un po'. Ok, ok. Diciamo, il pistolero mi fa un grandissimo male, perché 4 stelle è straforte, perché con la sua mossa prima diminuisce anche l'attacco. È tantissima roba. C'è anche i dopo vi faccio vedere anche, okay, perché devo fare vedere anche la battaglia, diciamo, l'ultimo stage, diciamo, che ha appena 10. Dopo c'è lo stage, questo qua è come tipo da match, questo qua. Gli eventi questi qua sono tipo da match, cioè
la fase normale, la fase media, quindi rifai tutto, perché la difficoltà è più difficile con il livello di potenza più alto, e dopo c'è la terza fase, che è più difficile con livelli più alti, col punto, diciamo, è come da match in pratica, come diciamo lo stile di base, come gli eventi, come tipo da match, c'è la storia prima, che è molto normale, difficile, diciamo normale, medio, difficile, quel punto sicuramente si fa difficile, ti dà tante medaglie per il farming degli eventi, quel punto sicuramente, peccato quel punto. Io ho appena iniziato con l'account e non, cioè, ho farmato tanto la prima settimana, o basta, perché dopo quel punto ho smesso un po', ho detto, quando c'ho tempo vuoi fare anche un video, perché è un giocone, quel punto, vedete che graficamente è bellissimo. I mostri a quelli ci sta tanto, diciamo, non cambiano tantissimo, ma tanta roba alcuni. Orca troia, faccio lancio la disco. No, disco lancio la mossa prima, fanculo. Aveva carica la bambina con i pugni. Anche come stile design dei personaggi. A me, diciamo, il stile, diciamo, il Nier, proprio la brand così, mi piace tantissimo. Quando ho giocato a Nier Automata, a quel punto mi sono innamorato. Adesso a 25 aprile dovrebbe uscire fuori il remake mezzo così, il Replicant, quindi ci giocherò sicuramente, se non so se faccio la serie così, perché in Nier mi sono innamorato, cioè come musica sono uno dei migliori, come musica così sottofondo, perché come gioco bello Nier Automata, che era tipo tre finali diversi o quattro, se non mi ricordo più, cioè 2B, il ragazzino, non mi ricordo più come si chiama, e dopo 2B era il ragazzino, e A2, come se fosse tre finali diversi, cose del genere. È bello, mi piace tantissimo, mi ha fatto innamorare quel gioco. Ok, vediamo. Ok, tac tac tac. Qua vedete nell'angolino qua piccolino, c'è la mossa suprema che carica, c'è il simbolino che pompa l'attacco, ma c'è parte i miei su quasi tutti che pompa l'attacco come mossa suprema. Ok, lanciamo il minchione qua, diciamo, diminuisce l'attacco, vai. Il pupazzettino di acqua, vedete, lancia una sfera di acqua che fa un danno anche, e dopo diminuisce anche l'attacco, appunto. Vedete, quando l'ho attivato me lo toglie e dopo viene caricato di nuovo, e dopo se non c'è un altro dopo me lo blocca quello che ho utilizzato, quindi io posso spostare 3. E a quel punto dopo dovete voi scegliere il momento giusto di lanciare il, diciamo, il potere del pupazzo, quel punto del personaggino quello, e quelli si può anche aumentare con non so se ancora le caramelle con le gene, si può anche quello aumentare il livello, sicuramente anche quelli si possono anche sbloccare per avere altri debuff, cioè un buff o debuff, cose del genere. È un gioco bello, a quel punto mi è piaciuto tantissimo. Non ho tempo per giocare per bene, a quel punto poi in giapponese, in inglese mi impegno di più, quello punto, perché in giapponese devo cercare una traduzione, cagate varie, cagate, è più bastardo. Diciamo sono anche l'inizio, e sempre in giapponese, non è come esempio di serie DC che c'è un database, che c'è gli eventi che traduce, create varie, a quel punto cosa esce così. Questi qua alcuni ce l'hanno, alcuni no, come Teshura, quella di vita di slime, non ha un database per capire per i personaggi, quelli giapponesi così. Che buono. Ok, manca, devo farvi vedere la mossa. Beh, la mossa prima non hanno filmati su questi, diciamo qua, in questo gioco. Sì, fa una mossa più, diciamo, più bella, quello del genere. Ma è tanta roba a quel punto. Come detto prima, a me mi piace tantissimo come gioco, perché è l'unico gioco tipo Nier come brand così che è tanta roba, che vedete come graficamente è tanta roba. Anche con i personaggi, anche vedere come vedete la mia che uso io in mezzo, con la coscia bella fatta bene, col tatuaggio, vedete, quella così è fatta stra bene. Mi pare ogni livello che fai piano piano, se fai il limite break piano piano prendi anche i costumi. Faccio vedere anche il pistolero qua, prima fase ha una stella, dopo diventa a 2 stelle, dopo diventa a 3 stelle, cambia anche il personaggio, a quel punto piano piano ha un costume in più, cagate varie, a quel punto
pian piano che fa 1000 copie, lo puoi buttare su lui e puoi anche aumentare quello, appunto. Così anche lui serve un personaggio, serve una copia a 4 stelle. Potrei aumentare quello vecchio, adesso non so se si può, perché non ci ho mai provato. Vediamo se riusciamo a lanciare una mossa suprema, che questo qua intanto lancio il pupazzo, che almeno diminuisce con l'attacco. Puff, faccio un danno, diminuisce con l'attacco, meno faccio meno. Ok, abbiamo un pistolero, vedete, se vogliamo. Diciamo una mossa più bella, a quel punto, confrontato, è leggermente più lunga. Abbiamo tutte le altre, vai, vai, lanciato le mosse supreme. Tatave usata, tatac. Anche l'altro usato che fa un Gatling come Womp Rab, tatatacco di. Vinco quello. Che è vinto. Dopo avete finito diciamo, la parte, diciamo, normale, lo faccio vedere anche, c'è cioè, dopo la parte sopra c'è una scritta che c'è la forma più difficile, così. Penso anche la storia va avanti anche, perché non è come Danmachi che si ferma. Questo qua, diciamo, va avanti quello, mi pare quello. Che Danmachi fa una storia tutta normale, dopo c'è, cambia solo anche la difficoltà. Ok, grazie. Non so cosa ho sbloccato, perché mi piace come storia, come anche design, stili. Vedete qua da parte, faccio così, tac, e la fa questo uno, perché vedete è più potente, è più difficile. C'è l'altra fase che ha 3000, così è più difficile, dopo basta, dopo si torna normale. Cioè questo qua il primo e gli eventi che cambiano, diciamo questo qua nuovo, questo qua è il secondario che è uscito fuori una settimana fa, cose del genere, che vedete che danno i premi, i caramelle, quindi dopo faccio parte delle caramelle per aumentare di livello, vi danno sempre a quel punto. Dopo con le medaglie vi scambiate, vi serve la boccetta, un pezzo di ferro, le cose, i granaggi per aumentare una mossa o cagate varie, ve li scambiate e meno prendete cose. Dopo c'è questo qua, vedete i materiali applicati, vedete è già seconda, serve 18.000 di potenza, di livello di potenza, a quel punto è quello, tanto è un po' una bastardata. Questi qua c'ha dei certi orari per avere di cose per aumentare, vedete? Anche le caramelle per aumentare di livello, vedete? C'è anche questi qua, visto i simboli qua. Alcune caramelle hanno le simboli di spada, spadone, diciamo pistola, così, che sono fatte apposta per le caramelle per aumentare i personaggi, più tanto i personaggi, diciamo, segnati del segno della caramella. Se la caramella il spadone aumenta più tanto esperienza sul personaggio spadone. Se lo dai uno che usa con la pistola, gli dà un'esperienza, ma normale. Se gli dà quella con lo spadone, gli dà quel più tanto. A quel punto c'è, cioè, quello, devi anche guardare. Dopo c'è questo qua, e vedete che sono gli eventi che ti fa farmare il personaggio. Vedete, prima questo mi dà 5 di quelli. Dopo piano piano quello questo va avanti. Dopo vi fa, è bella, una bella cosa che ti racconta anche la storia del personaggio, col punto che è tanta roba. Piano piano basta, dopo finisce così, meno vi portate avanti. Vedete, se aumentate lo rank abbiamo il 2% di attacco, HP, cagate va del, non so se è del personaggio questo anche o su tutto, col punto. Perché uno l'ho fatto, la cosa qua, che è, no, è il rank 1, il rank 2, così. No, è il singolo personaggio, ok, è quello da capire, quel punto. È un gioco ben fatto, ben diciamo, strutturato, sì, che, vedete che avete anche un far, vedete che il pistolero, la prima fase è senza costumi, dopo piano piano si aumenta a 4 stelle, ha diciamo il mantello, tutto cagate vale a quel punto a 4 stelle. Lui per adesso all'inizio, faccio vedere anche i personaggi che ce li ho anche, peccato qua in giapponese non riesco a capire che cazzo dove sono. Eccolo qua, vedete che la prima fase che ha una stella, adesso non mi ricordo più, che anche lui, vedete, ha un ranking 2, a quel punto è tanta roba. Anche su questo qua io ho, vedete che cosa ha a fase, a rank 2, sì, ok. Se avete, vedete, con gli stessi personaggi che ha fatto i suoi evento che aumentate il rank, anche se ha 2 stelle, ha 3 stelle, questo qua non cambia un cazzo. Vedete che rank 2, prendo la sua prima, diciamo, la prima fase a 2 stelle, che ha rank 2, che è lei, che è il stesso personaggio. Abbiamo lo zoom, vedete che si può zoomare, peccato non è un personaggio in 3D ma in 2D appena, peccato ci sta, è fighissimo, eh. Lei, questo qua, questo personaggio mi sono innamorato, che è bellissimo, con i tatuaggi, vado. Poi
proprio il stile di Nier mi piace tantissimo, un sacco. E vediamo se riesco a fare una pullata per farvi vedere, ma non so se riesco. Perché... aumento l'Etrek, dimossa, ok, dimossa, che fa un defend down, diminuisce anche la difesa, fanculo, che può essere molto utile, perché dovrei potenziarla per bene, perché sennò devo pompare gli eventi di questo qua, che mi interessa più tanto lei. Level up, la skill a quel punto, perché, vabbè, lei, a quel punto mi serve le coppie su dopo anche. Che diminuisce il bella bella roba, dovrei diciamo puntare anche leggermente sul gioco. Ho detto prima, io sto aspettando quello inglese perché mi interessa tantissimo quello inglese, no? Quando uscirà l'inglese ci punterò, ci farmo come mi spacco il telefono, cagate, va, perché è un giocone a quel punto, mi piace tantissimo. Ovviamente anche come design dei personaggi, tanta roba. Vediamo, ok, da ce l'abbiamo. Ho, vedete, ho 3, oh no, ho 2000, porca troia, ho 2700. Non ho, porca puttana, per poche 300 gemme, non so che cazzo vado a prenderle. Per 50, vediamo se riesco a potenziare altre mosse che mi danno 50-50, scusate, c'è meno. E faccio vedere una pullata, perché dopo, quanto prima, questo account è... non ci punto, ma non tantissimo quel punto, che tanto è... mi interessa più tanto, come ho detto prima, la forma, quando ci vuoi la forma inglese ci punterei tantissimo, perché hanno fatto, come ho detto prima, forse una settimana fa i 100.000 download, quel punto, sì, è tanto, vabbè, 100.000 download. Sì, sì, vai, meno potenze, cosa mi danno, non mi ha dato il codo, fanculo, il premio, no, è bastardi. Facciamo le armi qua posso fare le armi, credo alcune. Vedete qua, con le armi posso decidere o fare, avere un buff perché o aumenta, diminuisce il colosso, o diminuisce la difesa, o pompare l'attacco del genere. Vedete, dopo vedete che aumenta, che ho quasi 4.6, diventa 4.8, di qua diventa un 2.1, diciamo, che posso di un 1.6, e l'altro che fa un... oddio, non so cosa cazzo è questo. È bello strutturato per bene, a quel punto non è fatto male, mi piace tanto che è per quello. Peccato quanto prima, per avere armi con la 4 stelle, per avere quel debuff, diciamo, quei buff in più, serve altri materiali, a quel punto, tanto ce l'ho per adesso solo questo, aumento per questi qua. Peccato per 300 gemme, porca troia. Se si va al consumo per avere qualche premio di pepe del genere, perché manco per una cagatina, ostrega. Niente premio? Fa il culo, va. Facciamo una bella roba, facciamo così, facciamo questi qua dei personaggi. E non mi dà... avevo sempre lei. Metto, vabbè, il mio team attacca, tanto perché vedete se il personaggio quello lei. Questo fucilotto. Avevo c'è anche mitraglietta, l'altra la muovo, perché lui è elemento oscurità, quindi gli do il fucilotto con il suo elemento quello. Abbiamo attack, gli do lo spiritello. Lei acqua, metto la donna samurai, che io il spadone, che do l'acqua di vento,
Meno prendo le gemme. Beh, diciamo gioco best. Cioè, meno ho fatto un po' un riassunto più o meno un po' più del gioco, che è tanta roba. Quanto prima, a me mi interessa tantissimo come gioco. Vedete anche con l'altro personaggio, con questo qua, ogni personaggio lo vedete in 3D, carte varie, tanta roba, fatto benissimo anche. Ok, vai, bravo. Vedete, c'è i cani, questi qua, i lupi che hanno anche in Riam, Nier Replicant, anche mi pare, ho visto, vedete il mostrone qua, che è bellissimo, mi piace tantissimo. Anche il, non so se è il baffo, questo qua con i spuntoni, non so se è il baffo o le corna, quelle gene, quel spadone, tac. Quindi sono sempre quelli, i boss, peccato cambi gli elementi a quel punto. Vedete che il personaggio è il mezzo rosso perché ha poche vite, poi mi sta quasi uccidendo a quel punto. Che è dopo anche livello basso, ho messo per prendere quelle gemme che mi servono per prendermi, per fare una pullata a quello. Vedete, dopo racconta la storia del personaggio, come si è fatto, vedete, io posso anche muovere, e a quel punto è bella roba. È quel punto che sì, è sempre in 2D, ma ti racconta per bene la storia di ogni singolo personaggio, è tanta roba. Mi piace come è fatto quel punto. Vedete, se avete lei, diciamo tac, me lo prendo il personaggio, prendo il coso, facciamo al secondo meno, perché posso fare 2 volte al giorno per ogni personaggio diverso, a quel punto posso fare 2 volte appena, eh. Qua che sono fermato, facciamo quello fatto, facciamo il barbuto qua, aspetta, cambio il personaggio qua, che sennò mi shottano, tac. La pistola d'oscurità, la sua. Ok, lei è figa. Certo, mi serve l'altra, la più figa. Che è un giocone, appunto, mi sta piacendo un sacco. Guarda, prima, il problema è che in giapponese a quel punto l'unica pecca è quella, perché a quel punto non riesco a capire bene le passive, cagate varie mosse, qual banner che potrei saltare, quali alcuni no, è quello. Ok. Mille 3000 con la fa 100, quella che questi qua, beh, aumenta di livello. 2000, che ho fatto un cazzo. Va, una mossa, una mossa speciale. Combo damage 131, 156%, 178, 187%, sono arrivato, ok. E vedete, è cambiata moda. Che bella, mai vista sta qua io. È una strega con sotto la gonna delle mani giganti. Wow, mi piace, bellissima, mi piace tantissimo il mostro, idea, bello. Porca troia, 1000 di danno fatto. Pam! Madonna, il pistolero fa qui danni proprio. Mamma mia. E poi anche. Esulta come non so cosa, che ho sparato qua. Bello un giocone. Vedete, adesso c'è la sua storia, minchione varie, piano piano. Vedete. Beccate gli uccellini, vi racconta la storia, create va sopra, potete che schifa dopo un po', vi dà anche lo skip dopo. Oh, beh, gemme, adesso dovrei riuscire a rifare 3000
8000 gemme fare una pullata per farvi vedere i pull, diciamo i pull, diciamo come fatti i scout, le varie. Diciamo è un con fate scout c'è la porta, se la porta è oro allora avete un 3 stelle. Non mi ricordo più come porta, come cambia colore in 4 stelle, che non mi ricordo più. Voglio prendere questo qua personaggio qua, neanche non ci ho mai ancora pullato questo in questo banner. O sto sull'oro. Sull'oro che di qua mi interessa chi. Che lui, come ho visto prima, vedete, fa un danno singolo, non è tutti. Che a me mi serve un, lei, la ragazzina qua, che lei fa al singolo, ok. Bella figa, ok. Lui mi interessa il gente di più perché ha uno che cura. Uno che cura perché mi serve. C'è una healer, ma. Vai lui perché è più figo, dai, mi piace il bambino, che cate, vai, vai. Vai, porta fortuna, vai, speriamo. Che colore porta? Oro, oro, oro! Vedete bella oro, vedete la porta, bella oro. E so, c'è anche in maggior parte la porta, vedi i colori delle. Dei pilastri qua, dei, no, pilastri, delle cose di ferro di. Sono oro. Se è argento, se è. Cioè un metallo normale, 2 stelle. Se è argento, cosa del genere, più alto di grado, se è oro, 3 stelle, cosa del genere. Vediamo, vediamo. Oh, uno viola, un epico, ok, uno 3 stelle, vedete? Ta 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 ta. Ok, spero che è un personaggio, spero. Vediamo cos'è un'arma fanculo, che è un spadone. Elemento fuoco, diciamo. Una spada. Puff. Il tirapugni. Elemento oscurità. Per la mia bambina quella, ma ce l'ho già. Il tirapugni a 2 stelle, che mi frega un cazzo. Mi interessa cosa epico. Il spadone. Spaff. La pistolina che. E spaff. La pistolina, perché è elemento luce. E spaff. Che abbiamo la pistolina elemento acqua, sempre la stessa, cambia elemento. E paffete, ok. Si avvicina all'epico, dai, dai. Il, questo qua, non so se la bacchetta, cosa del genere. Non so se è la mazza o la bacchetta. Cosa epico? Oddio, da un personaggio, ma va a fanculo, che ce l'ho anche. Ce l'ho anche come cose, come tirapugni per la bambina, ce l'ho già anche. Con fuma da Shugun, cosa del genere, ce l'ho già anche. Fanculo, pensavo fosse mi dava un personaggio. E qual è il problema? Che è difficile capire perché il personaggio ha lo stesso simbolo, cioè il coso viola, non si sa se è un'arma o un personaggio, per appunto. Vedete, con la porta oro vi danno già uno, o uno, diciamo, a 3 stelle è sicuro, 4 stelle non si sa a quel punto. Per maggior parte mi pare che quando la porta oro è sempre, c'è sempre un 4 stelle, mi pare, quando c'è, la porta oro, scusate. Perché volevo un personaggio, mi ha dato l'arma a quel punto, fanculo quello. E basta a quel punto, come ho detto prima, io aspetto quando c'è la forma inglese, questo. Ci giocherò, ma proprio rarissimo, perché come ho detto prima, è un, diciamo, devi farmare gli eventi per, diciamo, scambiare dopo i gettoni, per prendere le caramelle, per aumentare di livello i personaggi, cagate, ma diciamo, ti devi un po', abbiamo un ticket, ok. Diciamo, vedete il tick là, quel ticket, vedete che serve ma è un intero? No, una carta, ok. Se avete il tick, quello arcobaleno, sicuramente uno da 4 stelle, quel punto. E quello è, dovete pullarci, diciamo pullarci, avere il tempo su questo gioco, quel punto. Peccato, io come ho detto prima, già non ce l'ho tantissimo tempo. Peccato, sai, in forma giapponese, come e siamo più fissi quando esce fuori la forma inglese, che ci, diciamo, mi interessa, così mi infogo più tanto quello. Quindi ci fermiamo, se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi al prossimo video. Ciao. The difference between what it means to be good when you're trying to be epic. No, you don't gotta believe in me, nothing can stop me, I already said it. I'm taking everything they stole from us. You got your problems, I'm a whole nother. I'm giving people